Zombie apocalypse. Ciao ragazze, ciao a tutte e a tutti. Allora, nuovo video / vlog chiacchiere. Come state? Spero bene. Allora, mi vedete in bagno perché la location è in bagno stavolta. Allora, mi devo fare la skin care, una mini skin care che non faccio nulla di che, però volevo parlare un po' con voi e fare un sacco di attività riproduttive. Non so cosa riuscirò ancora a fare, ma tanto mi lavo i denti perché sono veramente allucinante io con i denti. Ma vabbè, se mi state chiedendo come va con i denti, sto facendo antibiotico e cortisone, quindi non so cosa riuscirò a fare da questa cura che sto facendo. E niente, sto usando questo qua, sempre se ce n'è ancora, della Sensitive, cos'è? Sensitive Mentadent, questo qua, però non me la vedete, lo so che è poco interessante vedere, ma tanto faccio subito, faccio di corsa a lavarmi i denti. Allora, dove ho messo il tappo qua? Eccolo qua, il tappo. Poi adesso mi lavo i denti e proseguiamo con il video. Denti ben lavati, sì, vedete? Non so come se li abbia lavati bene o meno, ma almeno l'ho dato una bella rinfrescata ai miei dentini. Già, adesso mi inumidisco la faccia e poi mi utilizzo questo qua della Vichy che sta terminando, ahimè. E, volevo alternarlo con questo qua, ma questo ce n'è anche poco di questo, quindi questo qua è dell'acqua le rose Robert, acqua le rose c'è scritto qua, però è sempre del marchio, del brand Robert, però ho deciso di utilizzare questo perché mi sta piacendo veramente tanto. Comunque vado alla ciance, vado. Applico un bel goccione di questo, non si vedrà mai, ma eccolo qua. E niente, me lo passo sul viso come faccio normalmente quando vedo la faccia off camera, quando lo sto registrando sarebbe. Allora, mi asciugo la faccia ed eccomi qua. Ed eccomi qua, nel senso che vabbè, ci siamo capiti, non stoppo il video, lo stoppo quando dopo ritengo necessario. Sapete ragazzi, non c'è cosa più bella di... Sì, lo so, è scontato ma vero. Per rinfrescarsi la faccia al mattino, è troppo bello. Già. Ho mi lavate anche i pennelli, li devo rilavare oggi perché ieri ero troppo stanca, ahimè, non ce l'ho fatta. Quindi oggi mi tocca per forza di cose... Ah, per forza di cose no, vabbè, devo lavare i pennelli. Un pennello solo che ho sporcato, lo devo lavare perché sennò già qui c'è un bubone, un enorme pongolo sotto pelle, non è bello da vedere, ma non si vede, ma non so cosa voi possiate vedere. È rosso, è bello il rosso. E niente, lo devo togliere perché lo togliere, schiacciare, non so cosa fare, ma qualcosina gli devo fare perché non è possibile così, non piace. Poi vado con la mia solita cremina, quella di Vichy, eccola qua, già vedete, si vedrà qualcosina, sì, Vichy, se sentite rumori in sottofondo è la luce, perché l'altra volete o non volete, anzi voglio o non voglio, ma si è andata un po' a quel paese, perché non funziona molto bene,
E da aggiustare la luce. Ora aggiustiamo, ce la mettiamo. Dove sono le cose? Perché non fa. C'è una cosa di... come dire? Vabbè, non lo voglio spiegare, ma è una faccenda un po' lunga da spiegare. Io non sono elettricista. Non sono elettricista, quindi ne faccio a meno. Oh, guarda che non mi si chiude il barattolino di WC. Oh, finalmente, lavora. Ci stavo litigando prima. Già. Stavo litigando prima. Come profuma? Ha ragione a dire che non profuma questa crema. Perché è buonissima. Ribadisco, è Vichy, sì, lo so che l'avete capito. Però per chi nuovo, per chi sarà nuovo o per chi diventerà nuovo del canale o nuova, questa qua è la mia cremina di Vichy. Io sono molto con la pelle secca, una pelle secca tendente al visto lucido, non so se vuol dire così. Io non sono una chimica di... come si dice? Oltre che chimica, dermatologa, ma anche di chimici dermatologi, non so se sto dicendo una stupidata o meno, ma penso di sì. Le dermatologhe secondo me si intendono molto di più, ma va, delle persone che non sono dermatologhe, però è la verità. Per me questa pelle qua secca è tutta da idratare al massimo, al meglio, perché sono troppo secca, ragazzi, non so cosa c'ho. Sono secca, come anche i capelli miei, non li guardate, ma oggi mi dovrò mettere una bella lavata, tutto quanto, da fare la doccia e tutto, ma questo lo rimando a quando è stasera, perché per adesso mi devo tutta devo dare conto alla casa, cioè insieme a voi farò qualche cosina di qualcosa di riproduttivo, non so se ce la faccio a fare tutto, ma senza stare troppo a fare le ciance ci proviamo, dai. Cosa devo fare adesso? Ah sì, spostarvi di là. Quindi niente, ragazze e ragazzi, il dente sta andando bene, sta andando a colpi di cortisone, però sta andando bene, quindi speriamo al meglio che stia andando bene questo dente, perché vedete che ancora un po' sono gonfia, non del tutto, ma ce la sta facendo a sgonfiarsi, dai. Sto prendendo i cortisoni che sono per bambini, come mi è stato detto da un medico della guardia medica, che è perché siccome per le patologie che ho io non posso prendere tanta roba, e quindi è come qua che sto prendendo un cortisone che fa per bambini, che è adatto ai bambini, e quindi ne sto prendendo al massimo, quanto mi ha prescritto il dottore? Ah sì, 10 gocce, non mi ricordavo, aiuto. E quindi con 10 gocce speriamo tutto bene. E niente, abbiamo dato altri medici, scusate, altri farmaci per un cortisone e un antibiotico da prendere sempre dopo cena o dopo pranzo. E vabbè, niente, speriamo che vada tutto bene, incrociamo le dita. E niente, adesso io mi sposto di là e sì, mi sposto di là, chiudo e ci vediamo dopo, dai. Adesso facciamo il letto insieme, scusate se la testa è un po' tagliata, ma in qualche modo dovrò pur mettermi. Comunque niente, faccio il letto e poi andiamo in sala a pulire le tazze della colazione, sempre che ce ne sia. E niente, ah, una cosa, ragazze mie, buona domenica a tutte, non ve l'ho detto, però vabbè. Just a phase. Now I understand. I learned it firsthand with you. Thought it would last forever. Oh, you should. Eccoci qua. Il letto è bello fatto, ragazze mie. E ragazzi miei. Ora non mi spetta che andare in sala e fare le mie cosine, cioè pure le tazze della colazione. Se no non lo so, penso di sì, dai.
Andiamo, da. Aspettate che vi stacco di qui. Didn't know that the honeymoon's just a phase. Now I understand, I learned it firsthand with you. Thought it would last. Tutto qui è quello che ho da raccontarvi. E niente. Non so voi, ma io sono molto stanca questi giorni. Ho fatto pochi video vlog perché, raga, non so voi, ma io mi sento un po' stanco questi giorni. Tanto sto prendendo antibiotici e cortisone, che poi non è cortisone che potrei manco prendere. Ma lo sto, no, è, no, aspettate, ricapitolando, non mi fraintendete. Aspettate, vi metto un po' in una situa, perché se ti mi sento un balbuccio. Ok, vi poggio qui. Allora, fate conto che io sto prendendo i medicinali che mi servono per calmarmi, ma anche perché sto prendendo altre medicinali che non sto, altri medicinali che non sto qua neanche a descrivervi. Però, oddio, che occhiaie che qua, vabbè, non è, no, non ho messo né matita, né rimel, né mascara, né niente, perché mi sono struccata bene ieri, ma oggi sono di nuovo a terra, non so se si nota, sì. Comunque, vi stavo dicendo che tra antibiotico e cortisone non lo potrei prendere in teoria, come diceva la guardia medica che c'è di turno qui a Palau, però ha fatto un'eccezione, ti do uno che lo danno per i bambini, che serve ai bambini, una cosa, una, come si può dire, un cortisone mignon piccolino adatto ai bambini. Me l'ha dato, sembra che ancora per il momento io sto strammatizzando, ma in realtà c'è poco da ridere, però sembra che per il momento, dicevo, non mi sta, non mi ha fatto un accidere. Voi cosa vuol dire? Che non mi ha fatto nessun effetto collaterale, si può chiamare? Sì. Quindi penso che mi stia facendo piuttosto bene, però non devo esagerare. Voi direte, sì, è vero, ovvio che non devo esagerare, ma non devo neanche non prenderlo, lo devo prendere se non mi passa né l'infezione né l'infiammazione, e quindi finché non mi passa questa benedetta infiammazione e infezione alla mascella destra non posso essere operata, quindi a fan brodo l'operazione, salta l'operazione se non c'è un po' minimo di sgonfiore. Io direi, ma non si può sgonfiare tutto, ci vuole tempo. Il medico mio di base mi ha detto ci vuole tempo, idem il chirurgo quello che c'è a Sassari mi ha detto che devo aspettare, ci vuole tempo, il suo tempo, così quello la guardia medica altrettanto, ci vuole tempo, e va bene, aspetterò. Comunque, tutti gli altri prodotti che sto utilizzando, cambiando il discorso perché non voglio stare qua più di tre ore a raccontarvi cose che tanto avrete ormai da me risentito e risentito più volte, sto usando dei prodotti della skin care molto buoni, che vi farò un altro video perché qui è troppo lungo. Oggi, allora, non sono uscita perché mi sono alzata oltre a più delle 8, cioè erano quasi le 9:10 quando mi sono alzata. Lo so che c'è gente che si alza a quell'ora, perché io, ragazzi, non ce la facevo più, ero distrutta, e quindi ho detto mi alzo allora che mi va a me, mi alzo allora che mi interessa a me, quindi ho fatto così. Tra l'altro, che ore sono? Non lo so, saranno quasi le 11? Direi di sì. Sì, saranno quasi le 11, ragazze mie, quindi e niente, sono abbattuta, sono stanca, non sono nervosa né nulla di nulla, ma sono abbattuta perché le medicine sono quelle che sono, quindi vabbè, niente. Ma non mi voglio annoiarvi con queste cose, ragazze, voglio cercare di darvi un po' di sole, di farvi stare un po' meglio, intrattenervi con cose più carine.
E niente, che dirvi di bello? Che finalmente ce la sto facendo a fare più cose in casa. Non tanto perché sono un po' traballante, non so manco io quando ne voglio, quando no. La faccio a forza di volontà, come diceva mia nonna. Quindi la faccio, come so dire, contro voglia. E tante volte mi litigo pure con le cose che devo fare, non come una, con le cose che sto facendo. Ci litigo perché a volte non riesco, a volte mi come si dice, mi incasino, perché non so manco io dove mettere le mani, tanto disordine che c'è in casa. Non c'è tutto questo disordine, non voglio far passare un brutto messaggio da casa mia sui social, però io non sono disordinata, però... Sì, bravissima, mia nonna un po' lo è, ma va bene, lei nel suo disordine dice che trova tutto, boh, vabbè, buon per lei. Io non voglio dire brutte cose, però è la verità, ragazze, io non sono molto disordinata, però lei sì. Anzi, adesso io sto imparando ad essere più ordinata, ma lei non tanto, vabbè. Aspettate un secondo che vi porto con me. Allora, non bevo molta acqua, questo non va bene. E tanto è vero che antiestetica, però se non bevo molta acqua, l'avete visto anche voi poco fa, io mi ho leccato un po' le labbra, gli angoli della bocca, ma è un po' schifoso da vedere, sembra non so cosa. Sì, vi sto dicendo in teoria che perché quando bevo poca acqua mi succede questo, se la bevo un po' perché ho sete, non ho una sete da strapazzo, però così, tipo deserto del Sahara, ma è così. Così cosa? Che sete? Non tanta sete, ma non è una sete esagerata, to. E niente, ne avrò bevuto massimo uno o due sorsi, però almeno l'acqua mi disseta un po' le labbra e non so quel po' che deve dissetarmi. Mi sto dicendo, cosa che stavo dicendo? Ah sì, nel prossimo video vedrete appunto, non dico le recensioni, ma vi parlerò di tutto quello che, sì lo so, ve l'ho già detto. Vi parlerò delle... Mi viene da ridere perché sono gorroica. E vabbè, pazienza. Comunque, dei bagnoschiuma, creme corpo, tutto quello che riguarda la mia skin care e body care. Per quanto riguarda i miei capelli farò un video a parte, perché non voglio farvi stressare troppo. Se per voi va bene fatemelo sapere qua sotto i commenti, mi raccomando. Siate più attivi qua sotto i commenti, non abbiate paura a commentare, che diamine. Abbiate più voglia di commentare, di farmi sapere se vi va bene il video del body care e i care, o come cavolo si chiama lui. Comunque vi farò tanti video a parte perché mi rendo conto che i video troppo lunghi mi riguardate poco e nulla, ma appena uscite mi riguardate per metà e metà, e va bene così. Quindi, cosa vuol dire? Mi sono per dimenticata, mi sono persa, non so cosa vi stavo dicendo, però vabbè. Non è che non lo so, mi sono persa nel discorso, capita anche voi, siamo umani, dai raga, non siamo dei robot, abbiate pazienza, siate clementi. E niente, no, non è un sorriso finto mio, non mi sto sforzando di ridere, è un sorriso sincero e anche la risata mi viene automatica perché quando sono logorroica sono così, già. E nulla, prima li ho fatti incastrati a questo coso qui, che sarebbe il bastone del selfie, che mi serve per non far tremare il braccio, farlo diventare tipo... come se fosse cancarato o peggio ancora. E niente, cosa vi volevo dire non mi ricordo più, no vabbè, non importa, ve lo dirò nei prossimi video che precederanno questo, perché ancora non ho idea di cosa vi dire. Cioè, ho tante idee in testa, non so quali da quali riprodurre, i video da riprodurre, ne ho scritti nell'agenda. Magari voi mi direte guarda nella tua agenda così sai meglio cosa vuoi produrre e cosa non devi produrre. Top, brava, così mi, bravissima, così, e bravissimi, così mi piacete.
Devo guardare sempre nell'agenda ciò che io devo fare, però fare uguali, però fare video tutti uguali, perché così ho capito che non c'è trippo per gatti. Se non si hanno idee innovative, come si suol dire su YouTube, non si cresce, giusto? Bisogna fare video che interessano alla gente. È vero, i miei video sono poco sensati, ma me ne può fregare meno. L'importante è che non è importante solo il contenuto, ma anche sapersi e divertire. Va bene? Punto. Poi qualità, non qualità. A me interessa divertirmi, ragazzi, anche se la qualità non è il massimo dei miei video. Ma non importa, a me piace divertirmi e se non diverto gli altri. Pace, amen. Non è morto mai nessuno se non ho divertito nessuno. Tanto la vita reale non è solo questa di social, la vita reale è anche un'altra. Già. Ebbene sì, ragazzi, scusate se prima mi ho fatto vedere mentre lavavo i denti o allorché anche la faccia, però allorché, cioè, vabbè, passate oltre. Ho detto un'altra fesseria, ma le fesserie fanno anche parte, anche quelle fanno parte del mio canale. Scusate il gioco di parole. Eh sì, mi ha lavato i denti, non, avevo promesso che non mi lavavo i denti, ma non è che non l'avevo promesso, ho promesso, è che mi dimentico che i denti si lavano prima di registrare. Ma vabbè, ho fatto una skin care routine orale e anche della faccia, un po' più tardi farò anche quella del corpo, ovviamente, senza mostrarvi, perché ci sono gente che fa video anche mentre fa la doccia. Si fa vedere i piedi o solamente una parte di questo corpo, di questo busto. Io non la trovo molto, non voglio criticare, per l'amor di Dio, ma non voglio neanche credere che veramente si fanno la doccia da questa parte qua e poi boh. Non è che non hanno senso, però non lo trovo una cosa bella da vedere, che una si fa la doccia mentre è in cam, boh, non so se sia sensata o meno, come non sono sensati manco i miei video, però non lo trovo bello fa questa cosa qui del lavarsi la, cioè vabbè, chiudiamo questo discorso del meglio, perché mi dà un po' di boh, non lo so neanche io. Che dolore che è questo bubone che ho qua. Non so se si capisce, aspettate. Ecco qua, scusate il dito. A parte i peli che ci sono dappertutto, lasciamo perdere, è meglio, ma qua mi vedo. Vedete cosa c'è? No, non si vedrà mai, perché prima era rosso quando mi stavo lavando la faccia. Poi chissà per quale cavolo di motivo si è diventato nero, che ne so cosa è successo. Boh. È diventato nero. Boh. Vabbè, non importa. Cos'altro volevo raccontarvi? Che ho intenzione di fare anche tanti video. Voi direte, a quando i video ASMR? Ecco, li dovrò fare, ma non oggi. Un altro giorno quando sono meno, scusate il termine, incavolata nera. Non per colpa di nessuno, perché nessuno c'entra niente con la mia rabbia, ma perché ho troppe cose da fare e pensare, non è solo YouTube. Devo incastrare YouTube con le mie attività private e non private, quindi è tutto un casino quando si decide di fare anche gli YouTuber. È un casino incastrare YouTube con la vita privata o con la vita, sì, privata, reale, quel che sia, quel che Dio si voglia. E quindi non lo so, sto pensando di castrare sia la vita reale, privata, che con YouTube, ma sarà molto difficile, perché tante volte, come io una volta, non è che ce la litighiamo, perché non si può dire e non si deve dire, però io devo dire anche la verità, troppa verità e troppo storpia, ma ci sono dei giorni che io ho dei momenti, sì, appunto, dei momenti no, come credo a tutti capita dei momenti no, ma a me sono dei momenti veramente... Vabbè, stendiamo un velo pietoso che è meglio, quindi non se ne può più. Vediamo. Quando? Dopo questo video, se sempre se ce la faccio a editarlo,
Ovviamente mi ci butto in doccia e mi faccio una bella lavata di testa, di corpo, di tutto. E poi idratazione a manetta. Ovviamente con i prodotti miei preferiti di questo mese, perché non penso di farmi i prodotti preferiti di questo mese. Poi vi parlerò anche della mia infanzia, adolescenza, quello che è, per parlare un po' di tutto. Insieme a un video di trucco che vi farò. Ah no, prima vi faccio video. No, prima vi faccio video che vi ho detto io di preferiti, perché poi i prodotti finiti. Vabbè, ne ho di contenuti, ragazze, non vi preoccupate. Poi video della mia infanzia, adolescenza, bullismo e quant'altro. Va bene? Ciao, buona domenica a tutte e a tutti. All'inizio non ve l'ho detto, ma ve lo scriverò nell'info box se me lo ricordo. Buona domenica a tutte, buona domenica a tutti. Mettete un bel like, un bel thumbs up, come si dice in America. Fatemi sapere qua sotto i commenti. Con i tasti iscriviti qua sotto, su destra e sinistra, perché è gratuito. Si va, iscrivetevi a questo canale un po' senza senso, ma che ha voglia di intrattenere e divertirsi allo stesso momento. E noi ci si becca al prossimo video. Ciao ragazze, a presto. Ciao, a presto. Buona domenica e buon tutto a voi. Buona vita a tutte. A dopo. Zombie apocalypse.